E vediamo che cosa è successo nella storia, perché noi vediamo che non solo Napoleone, ma gente più vicina a noi, Craxi, Kohl, Gorbaciov, Mitterrand, Mussolini. Mussolini è stato strumentalizzato quando con la quota 90 è stato messo ai margini della storia, perché quando tu hai come lui, perché lui non capiva niente di moneta, con la quota 90 si ebbe la rivalutazione della lira del 25% rispetto alla sterlina. Ora, con questa rivalutazione aumentarono del 25% i debiti e i crediti, quindi andò bene per i creditori, cioè le aziende di credito, andò male per gli operatori, per cui gli industriali fallirono e si ebbe il fallimento a catena. Questo è stato il motivo per cui l'Italia arrivò disarmata alla guerra. Noi qui parliamo di verità storiche e naturalmente allora vediamo che cosa succede quando il politico si ribella perché invece di servire il padrone vuole servire i cittadini. E noi vediamo Napoleone, 20 anni, hanno detto i banchieri, ha detto i banchieri che 20 anni per battere Napoleone, perché Napoleone a un certo punto aveva capito che con il principio della libertà giuridica garantita dallo Stato di diritto voleva servire i popoli. Ha detto il banchiere, non mi sta bene, come fai? Mica puoi dare, non solo, al principio del servirsi e del servire. Craxi con la cassa integrazione, Kohl, Gorbaciov, è stato messo fuori perché? Perché voleva servire una linea politica non conforme agli interessi dei grandi banchieri che guidano la storia del mondo. Mitterrand, la stessa cosa. Quindi sono tutti stati puniti ed emarginati dai padroni.